Sei stata più autodistruttiva in passato. Totalmente autodistruttiva. E dovevo essere un tipo di persona che fa certe cose o non dice certe cose o non è un peso per gli altri. Tutte cazzate, cioè io devo pensare ad amare me, io devo stare in questo corpo e con quest'anima ancora per tanti anni se tutto va bene. Ama de Deus, ama que o mundo colheu, ama que aqui já morreu, sim. Ama de quem se perdeu procurando respostas em tudo. Ciao Gaia, come Ciao, stai? Bene, grazie. Aperitivo time. Bellissimo. Una delle tue particolarità è senza dubbio il fatto che canti in portoghese. Ma quanto è stata dura riuscire a imporre questa tua volontà sul mercato? Mi rendo conto che è complesso inserirsi nel mercato musicale cantando in italiano, figuriamoci in un'altra lingua, però sarebbe stato davvero difficile per me proteggere un progetto che non fosse stato al 100% io, me. E molto spesso la lotta è proprio tirar fuori quello che siamo al 100%. Però quando succede, qualcuno, qualcosa, risponde. Alla fine ti hanno capito, quindi. Alla fine mi hanno capito. Tu sei cresciuta in un contesto anche molto femminile, Molto con la femminile. mamma, le sorelle. Pensi che questo tipo di ambiente ti abbia arricchita? Ah, mi ha sicuramente donato una grandissima forza. Vedere delle donne così consapevoli del loro essere, della loro pelle, della loro aura. È stata una delle università più fighe di vita che abbiamo vissuto. Forse la sfida più grande è stata in realtà scoprire la nostra personalità in un contesto di personalità così forti. Parliamo un secondo di tua sorella Giorgia, Yes. che ha la pelle più scura della tua Yes. e per questo è stata discriminata in passato. Voi siete vicine anche di età, no? Più o Sì, un meno. anno e mezzo di differenza. Come l'hai vissuta questa cosa qui? Cioè, è vero il fatto che ti sei sentita in colpa per essere più bianca di lei? Sì, mi sono sentita in colpa per essere più bianca di lei, che è una cosa assurda. Mi sono sentita in colpa perché magari in certi contesti non sono riuscita a difenderla perché non ero presente. Il rapporto con il razzismo in Italia è particolare perché è molto velato, ma è tanto presente intrinseco nella nostra cultura. Non siamo stati abituati ad aprire, siamo stati abituati ad essere costantemente bombardati con politiche d'odio, di ignoranza, di non comprensione, di chiusura, che giustamente se non vengono modificate portano poi grandi masse a non voler avere a che fare con qualcosa che non gli è stato spiegato. Okay. Quindi vivere un'infanzia in cui senti vociferare o senti o vedi atteggiamenti anche da parte di adulti palesemente razzisti nei confronti di tua sorella, stessa madre e stesso padre, vorrei chiarire e definire, ma lei che è semplicemente dotata di più melanina, ricevere un atteggiamento diverso mi ha molto fatto incazzare. In questi ultimi mesi, quando c'era da dare un'opinione su dei temi sociali divisivi, non ti sei mai tirata indietro, no? Penso ad esempio alla legge Zan. Perché per te è stato così importante farlo, nonostante fossi, immagino, consapevole dei rischi a cui correvi incontro? Penso agli hater, alle critiche. Ci sono quei momenti nella storia in cui ti rendi conto che devi stare dalla parte giusta degli eventi e io ho voluto farlo, in primis come persona, lo devo a me stessa, lo devo ai miei diritti, lo devo ai diritti delle mie sorelle, di chi verrà dopo di me. Gli haters, il backlash e tutto quello che comporta il cyberbullismo l'ho vissuto, lo vivo, lo vivrò fin quando non ci sarà una legislazione che proteggerà anche da queste aggressioni. Capitano anche se metto qualcosa che magari, non so, infastidisce qualcuno o fa risuonare in qualcuno un sentimento negativo. Spesso e volentieri mi arrivano commenti di odio che non hanno né capo né code. Detto questo, non smetterò di dire la mia opinione perché la mia voce è importante, la voce di tutti è importante, dato che ce l'abbiamo, è anche un po'
un onore e un dovere esprimere la nostra opinione. Torniamo un secondo alla musica. Mi ricordo di te a X Factor, non parleremo di talent, te lo giuro. E guardandoti adesso invece mi trovo davanti un artista molto più consapevole, più sicura di se stessa, anche più libera. Cosa o chi ti ha aiutato a fare questo cambio di passo? Beh, la terapia, indubbiamente, le persone che amo, la mia famiglia è sempre stata lì a supportarmi. Io mi sono aiutata perché io ho fatto quel passo verso l'aiuto, verso anche la ricerca e lo studio di come funziono. È una sfida quotidiana, cioè siamo tutti sempre presi da questo standard di eccellenza e non ci rendiamo conto che la bella parte del viaggio è proprio il sali e scendi. Può anche essere tutto nero da lì a poco e l'ho vissuto e quindi mi appiglio e mi basta quello che sento qui dentro e so che ci saranno cose ancora stupende che arriveranno. Nonostante tutti questi upgrade degli ultimi anni, io penso che nessuno si veda perfetta al 100%, no? Certo che no. In che cosa Gaia deve ancora migliorare? Sono una persona ancora troppo in corsa. Credo che uno dei miei obiettivi per la vita in generale sia comprendere la bellezza del fermarsi. C'è chi ha difficoltà a partire, io ho difficoltà a fermarmi e a prendere un respiro profondo e a dire sii fiera di quello che hai fatto fino adesso e goditi l'istante. E vorrei avere un po' più di consapevolezza in più delle mie emozioni, senza frenarle, senza modificarle, ma semplicemente per proteggermi un po' di più, proteggere le persone che amo. Sono una persona molto istintiva, molto tanta, se si può dire molto tanta, ma lo dirò perché è veramente a volte difficile convivere con me e lo dico da persona che convive con me da quando è nata e cercare di fare qualcosa di figo in questo mondo, di non essere semplicemente ego riferita nel mio percorso musicale. Ho proprio capito la mia vocazione quando ho iniziato a scrivere le canzoni, quando ho iniziato a vedere che quella cosa poteva aiutare anche gli altri, non solo me. E tutto questo ha un cerchio che secondo me si concluderà quando avrò finito il mio compito qui su questa terra. Su questa terra.